Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it che apriamo con la cronaca. Vicenda a lieto fine per il cercatore di funghi che ieri sera non aveva fatto rientro dall'escursione in Valle Vigezzo ed era così scattato l'allarme sulle tracce dell'uomo di 34 anni di Castiglione Olona. Si sono messi il soccorso alpino e i vigili del fuoco. La ricerca hanno interessato la zona tra Santa Maria Maggiore e Craveggia. A complicare l'attività di ricerca è stata anche la forte pioggia. Dopo 3 ore di ricerca, l'uomo è stato localizzato e tratto in salvo. Si era smarrito, le sue condizioni di salute sono buone. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. E ancora cronaca a Saronno e allarme sicurezza dopo l'ennesimo scippo avvenuto in centro e caccia al malvivente che prende di mira i passanti anche in pieno giorno. L'ultimo episodio è avvenuto all'ora di pranzo nell'area sul retro dell'ex Molino Canti, vicino al parcheggio pubblico di Via Pola. Una donna di 55 anni che viaggiava in bicicletta è stata avvicinata da un giovane all'apparenza straniero che le ha strappato la collana facendola cadere rovinosamente a terra. È intervenuto un passante che ha ingaggiato una colluttazione con lo scippatore che poi è riuscito comunque a scappare. Domenica scorsa un'aggressione analoga era avvenuta sempre in centro ai danni di una donna di 70 anni e 2 settimane fa era toccato a una donna di 64 anni. L'autore potrebbe essere sempre lo stesso. Maggiori approfondimenti sempre su prealpina.it. E spostiamoci a Varese, dove oggi è stato riaperto l'ultimo tratto della bretella. Ci racconta tutto Renata Manzoni. Le immagini sono di Alessandro Perrone dell'agenzia Blitz. La data è stata rispettata e oggi, 3 settembre, intorno alle 11:30, la bretella in ingresso a Varese attraverso Largo Flaiano è di nuovo percorribile perché è stata riaperta. Sono terminati infatti i lavori che erano cominciati il 22 di agosto scorso a cura del consorzio formato dalla SAINP Varese e dalla Di Vincenzo Dino di Chieti, che insieme formavano la società Malerba 2020. Come previsto, grazie anche al tempo che ha tenuto, sono state realizzate le opere previste, cioè l'asfaltatura della A8 in quel tratto, la posa del guardrail e la segnaletica verticale. Ora si procede anche con la realizzazione della rotonda che si trova tra la galleria stradale e quella ferroviaria. Ma di quest'opera non si potrà avere conto, nel senso che non si riuscirà a vederla. Nel frattempo, quindi, da e per l'autostrada, cioè da Varese verso Milano e da Milano verso Varese, la bretella è interamente e integralmente percorribile come prima del 22 di agosto. E restiamo a Varese per parlare di elezioni. Il PD oggi ha presentato i candidati al Parlamento. Servizio di Paolo Grosso, le immagini dell'agenzia Blitz. Siamo con Alessandro Alfieri, di nuovo candidato al Senato per il collegio uninominale a Varese. Come sarà queste 3 settimane di campagna elettorale? Battaglia casa per casa, quartiere per quartiere, a raccontare le nostre proposte. Partiamo questo weekend con le nostre proposte per contrastare il caro bollette, quindi un tetto per un anno, le bollette non possono più aumentare, meno 50% per i redditi medi e medio-bassi, che sono stati quelli maggiormente colpiti dal rincaro, dall'inflazione che ha impoverito i salari e le pensioni, e poi la battaglia per il tetto al prezzo del gas che stiamo facendo insieme a Draghi. Il Partito Democratico l'ha proposta per primo, il 9 settembre è un appuntamento importante a Bruxelles per decidere e poi spingere tantissimo sulle rinnovabili. Ecco, su questo c'è la differenza tra centrosinistra, il PD e la destra. Noi siamo per le energie rinnovabili, per l'idrogeno, per l'elettrico, per l'eolico, l'idroelettrico. D'altra parte si punta ancora sul fossile. È un'Italia diversa, sceglieranno gli elettori. Abbiamo messo in campo un mix di innovazione e di esperienza, giovani e donne con i nostri candidati e non molleremo un colpo fino alla fine. Spostiamoci a Gallarate per vedere il caso della stazione ferroviaria senza telecamere, il servizio di Veronica De Riu.
Siamo alla stazione di Gallarate con Giuseppe Tedesco, segretario provinciale del SIAP, sindacato di Polizia di Stato. Emerge un problema che il sindacato appunto sta affrontando, ovvero l'assenza di telecamere in una stazione che è uno snodo internazionale per rilevanza e sede della Polfer. Tedesco, qual è appunto il problema e la richiesta che avanzate? La richiesta che avanziamo è un'attenzione particolare a questa stazione che è uno snodo, come hai detto, internazionale. Mancano le telecamere, sembra per una volontà politica aziendale, mentre la vicina Busto si sta dando da fare anche politicamente per risolvere questo tipo di problema. Ci vorrebbero delle telecamere, quindi non solo su binari all'interno. Al momento c'è solo una telecamera all'interno di tutta questa stazione. Per quale motivo? Questo non lo sappiamo, molto probabilmente perché la RFI è poco attenta a questo tipo di problematica, tant'è che non dà neanche segnali per dare degli uffici dignitosi alla Polfer, dove sono previsti 25 persone, invece ce ne sono molti di meno, non riescono a assicurare il servizio. A Varese tutto pronto per la nuova tornata di Varese Corsi, ce ne parla Elisa Polveroni. Dalle visite ai rifugi antiaereo ai cineforum, dalle lingue all'apicoltura. Sono davvero tante e curiose le proposte di Varese Corsi, l'offerta di corsi e proposte culturali del Comune di Varese, da oltre 30 anni una tradizione che però si rinnova all'insegna anche dell'innovazione. La formula cambia, si rinnova, guarda al futuro, sono 450 i corsi proposti che si svolgono in 70 diverse location, oltre al capoluogo sono coinvolti 24 comuni. Ci sono diversi modi per iscriversi a Varese Corsi, si può frequentare uno o più corsi, ci si può recare nella segreteria in Piazza della Motta a Varese, ma ci si può iscrivere anche senza muoversi da casa, semplicemente entrando sul sito www.portalecorsi.com. Tante iniziative per arricchire il proprio tempo libero. E chiudiamo con lo sport, basket. Varese si è allenata oggi a porte aperte davanti a 300 tifosi. Il servizio di Giuseppe Sciascia, le immagini dell'agenzia Blitz. La pallacanestro varese fa il pieno di entusiasmo nella sua prima uscita davanti al pubblico varesino. Oltre 300 i tifosi assiepati sulle tribune di Masnago per la seduta di allenamento a porte aperte concessa dalla società su richiesta dei fans per la curiosità di conoscere la nuova Varese, a partire dallo staff tecnico e i giocatori ingaggiati durante la stagione. Dopo due settimane dal primo allenamento stagionale, svolte tra il ritiro di Gressonei e la versione attuale a porte chiuse, Varese alza il sipario sulla stagione 2022-23 con una buona risposta da parte dei suoi tifosi che sono accorsi in massa per vedere all'opera la nuova squadra, peraltro in versione molto rimaneggiata con Owens, Ross e Brown ai box, oltre a Reyes attualmente impegnato con la nazionale del Porto Rico, ma sicuramente l'entusiasmo della gente non manca, non manca la curiosità per scoprire il nuovo sistema di gioco e allenamento del coach americano Matt Brazy. Sicuramente da vedere c'è stato ancora abbastanza poco, ma in 75 minuti comunque il clima è stato quello di sempre con il pubblico che conferma il suo grande entusiasmo per i colori biancorossi. Calcio, la Propatria è in campo contro l'Arzignano nella prima giornata del campionato di Serie C, è in corso il secondo tempo, il risultato la cronaca su prealpina.it. Questo è l'ultimo servizio, vi diamo appuntamento al TG di domani alle ore 19. Buona serata.